di un circolo Arci? Allora, è domanda impegnativa perché in casa mia si è sempre vissuto alle case del popolo. Quindi mio papà andava in bar alla casa del popolo, si vedeva il gelato alla casa del popolo. Però ecco, primo ricordo mio personale, un punto d'aggregazione giovane, quindi la discoteca, ok, alla casa del Sì. popolo di Monteluno. Sì, questo è il primo ricordo Limpido. nitido. Quale tipo di iniziativa le piacerebbe vedere all'interno di un circolo? Allora, iniziative, quelle che sto vedendo, già mi piacciono, cioè mi piacciono tante, sull'antifascismo, poi il percorso che fate con la scuola media di Cerveto sulla legalità. Poi sull'antifascismo, insomma, circolo, io militando anche nei Lampi, collaboro con l'Arci di Cerveto facendo questo percorso sulla resistenza, sostantivo singolare femminile. Quindi un'iniziativa più che magari in questo periodo manca, ecco, sulla. Manca perlomeno in zona, sull'inclusione, questi migranti vengono presi di mira, però per noi sono una ricchezza, secondo me. Se fosse presidente di un circolo Arci, cosa chiederebbe all'amministrazione comunale? Sostegno, sostegno anche economico perché, e di coinvolgimento. Cosa potrebbe fare da sindaco per l'Arci? Quello che vorrei, che ho detto prima, vorrei fosse fatto, coinvolgimento massimo e sostegno, darei sostegno all'Arci perché secondo me è fondamentale, perché è un punto di aggregazione importante e capillare. Perché un tesserato Arci dovrebbe votarla? Perché con le cose che ho fatto fino ad ora, la tesserata, sono quelle che si ispirano ai principi un po' dell'Arci, no? L'antifascismo, l'inclusione, il lavoro tutelato, ecco, per questo motivo, perché li rappresenterei. I fattori. Ci fa vedere la sua tessera? Ok, bisognava aprire il portafoglio però. Oh, scusa. Questa è quella vecchia. Lo devo rinnovare. Ah.